abbia aperto così. Stavo scrivendo un attimo, mi ha detto un attimo, io lo stavo scrivendo così. Lo concludo. Finisci di scriverlo? Lo concludo, perché non è che possiamo. Un attimo, eccolo un qua. Attimo. Visto. Siamo pronti, siamo pronti a tornare. Siamo tornati, pronti, lascialo pronti. Qua. Guarda che un attimo c'è scritto. Un attimo, esatto. Salutiamo Antimo poi. Ciao Antimo, che è a Fano a fare il bagnino per in spiaggia. Bastardo lui. 10:42, siamo entrati ufficialmente nella mezz'ora del Rotogol. Oggi il buon Pino ci ha salutato, quindi e noi salutiamo lui. Lo troveremo. Ciao poi Pino, ciao Pino, giorni. ci manchi. Ma siccome è una trasmissione seria, come tutte le trasmissioni serie, partiamo con la sigla. Rotogol. 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 Gigi, sai che poi c'è una nuova canzoncina da europei? L'hanno fatta Pitbull e Don Omar. Se mi ha campione anche quella, mi fa un favore, che è più bella. Potremmo farlo per l'ultima settimana. Domani, beh, bravo. Okay. Anche stamattina, siccome hai poche robe da fare, non è che c'è tanto proprio problema. Visto che entriamo ufficialmente nell'ultima settimana di Rotogol, esatto. Poi Rotogol andrà in pensione. In vacanza, in pensione. Diventerà calcio retro anche lui, il Rotogol. Andrà in vacanza. A proposito di calcio retro, abbiamo l'appuntamento con il nostro sponsor, Splin. Il nostro mitico sponsor, che è Calcio Retro Milano, è il negozio per tutti gli appassionati del calcio romantico. Quel calcio fatto di gloria e di uomini coraggiosi che hanno scritto la storia di questo sport. Da calcio retro vi sembrerà di sentire ancora il profumo del campo e il battito incessante del vostro cuore prima di entrarci. Vi ricordate? Calcio retro a Milano, in via Tartini 23 a Milano, nello storico quartiere di Piazzale d'Ergano. Calcio retro, quando il calcio è attaccamento alla maglia. Ricordiamo anche il sito, che è www.calcioretro.it, dove trovate tutte le indicazioni per acquistare anche online le magliette. Se abitate lontani e non riuscite ad andare in via Tartini 23 a Milano o Tartini, potete comprare online. Mettete la maglietta nel carrello, non serve neanche l'euro. No. Ma ha detto Paolo che per l'acquisto online nel carrello non serve l'euro. Quindi potete tranquillamente acquistare. Ma poi te lo puoi portare a casa e fare le gare lungo le strade? Sì, sì, puoi fare anche le rampe. No? Se hai un box, ti metti dentro. E poi fai come Jackass, che ti schianti, ti sbatti di faccia. E poi diventi così. Esatto, come me. Ragazzi, nel 2006 chi l'avrebbe mai detto che vincevamo noi i mondiali? Nessuno, come all'inizio di questo europeo. Dai, dai, che ce la facciamo. Giovedì vogliamo un campo grosso e Di Piero. Ah no, in campo grosso e del Piero. Vabbè, insomma. Vabbè, questo è Fallo 90 che ha i suoi... Vai, Fallo. No, io vorrei chiedere poi a Fallo 90 che cosa si sono detti ieri Balotelli e Pirlo prima della punizione, perché parlavano in bresciano. Sì. Quindi o Fallo 90 o Mani 87, vogliamo sapere che cosa si dicevano. Tira me, no ti te, no te me e te e tu e te. Però io non capivo nulla. Anche Abate gli ha detto piano piano a Pirlo e fa puta. Puta, così gli ha detto. Così, ma perché? Andiamo a dare i contatti che ci servono per partecipare al Rotogol. Ho già liberato il server, così almeno siamo a posto. Spazio per tutti. 392-8263-444 è il numero per mandarci l'SMS e rispondere al Rotogol. E la mail redazione chiocciola milaninterradio.tv. Valgono entrambi, ovviamente. Per Falo e per Mani 87 abbiamo deciso che gli diamo 12 secondi di abbuono, sì. Perché una volta hanno perso i 12 secondi che arrivano in streaming, poverini. Quindi lo streaming parte. Però glieli qua... tolgo finché non scrive il terzo del trio, perché che, no, Fast 91. Fast 91, che io ancora non ho visto il suo messaggio. Quindi finché non scrive Fast 91 voi non vincerete il Rotogol. Anche perché stiamo aspettando Chiara e noi tifiamo per te, Chiara, lo sai. Cosa ci devono scrivere gli ascoltatori, caro Luca? Allora, ci devono mandare la partita. Devi vedere il risultato. Sono sei mesi che fai il Rotogol. Il risultato finale. Esatto. Esatto. Quindi eventualmente anche DTS. Esatto, o DCR. O DCR. Oh. Marcatore. Sì. Il marcatore. Esatto. Esatto. E solo per questa edizione del Rotogol, perché è speciale, esatto. Europei, anche l'anno dell'europeo. Dell'Europa. Come siamo messi in classifica? Allora, la classifica è uguale a quella di venerdì. Strano. Forse perché sabato e domenica non eravamo in onda. Quindi partiamo dai 15 perché punti. Perché c'è Civo da Varese, sì? Che ci scrive: ciao ragazzi, come è andato il Rotogol negli ultimi giorni? Io sono tornato ieri da Mykonos in condizioni pietose. Cedo volentieri i miei punti a Chiara se mi presento un'amica. Beh, allora devo riscrivere la classifica, perdono. Beh, aspetta, prima vediamo l'amica poi. Allora, Francesco presentala da Palermo. Anche a noi. A 15 punti abbiamo Francesco da Palermo, Fabian, Ghiro Ghirosi e Pep Sousa. Mentre a 30 punti abbiamo la mitica Chiara Ferri,
il mitico Civo da Varese by Mitroc, Mikotros, Mykonos. E poi a 30 punti anche il grande Giuseppe da Sesto, che ogni mese è sempre in classifica, se la gioca tutti i mesi. E poi alla fine non vince un cazzo. Non vince niente. Non so se hai notato. Ho sbagliato. No, veramente. Non si può. No, ho sbagliato. Lo volevo dire. Lo perdoniamo. Non so se hai notato che Sport Week ha colpito ancora. Sì, chi è che ci ha messo in copertina? Hamilton. Cosa ha fatto ieri? Incidente. Si è schiantato. Strano. Molto bene. E noi l'abbiamo detto. Si è salvato una volta. Si è salvato. Bisognerebbe querelare la redazione di Sport Week. Del resto è così. Sono le 10:43. C'è scritto lì. Le 10:40. No, c'è scritto. Come siamo così scuri? Ma non è vero. È perché c'è la luce al di là del vetro. Ma non sembravo Balotelli, sembravo. Bisogna andare in realtà. Chi è che va giù a tirare la tapparella? Di là. C'è Cristian. Facciamolo fare a Cristian. Che è lì qua? che Gigi oggi non gli vuole lasciare la console. Sei affezionato. Ci vuole lasciare il. Grazie, Cristian. Sta andando a tirar giù la tapparella. Ci vuole lasciare Gigi, ma oggi non lascia la console. Ha deciso che deve rimanere attaccato al mix. Secondo me, Gigi, fra 10 giorni soffrirà di saudage. E torna, perché secondo me Gigi torna. Potrebbe tranquillamente. Sì, sì. Gigi, 10:47, 14, chi se ne frega, non ci voglio aspettare 10:48. Facciamo sentire l'audio di oggi. Perché è bello difficoltoso, soprattutto non c'è in italiano. Ci andiamo a sentire. Driven in again in the same way. Bologna gets it clear. Still a lot forward here. But she comes into... Yes! What a storybook ending it could be. And their most famous plan has given them the goal that might take them into the first time in their history. With only the cross from the right was delivered into the crowded goal mouth. They still had a lot of players forward from the earlier corner. Not the sweetest shot he's hit in his career, but one of the most important. Into the corner of the net. Ma hai detto tutto praticamente. Scusami, no, certo, manda la soluzione. Perché caspita, stavano giocando, è passato un treno dietro. No, era un muletto in retromarcia. Era una vuvuzela, già ai tempi. Nel frattempo è ripassato. È lo stesso rumore che sento quando chiamo il mio amico Angelo. Il tuo amico Angelo, che adesso prima o poi ci scriverà. Ci deve scrivere, sono in pensiero. Gigi, sai che non ho capito assolutamente nulla, quindi lo farei riascoltare. Grazie. Driven in again in the same way. Bologna gets it clear. Still a lot forward here. She comes into. And their most famous plan has given them the goal that might take them into the for the first time in their history. With only the cross from the right was delivered into the crowded goal mouth. They still had a lot of players forward from the earlier corner. Not the sweetest shot he's hit in his career, but one of the most important. Into the corner of the net. Beh, io Zanetti, io ho capito solo Zanetti. No, quindi Zanetti. Marco da Brughiero non si capisce un pazzo, appunto. Esatto, bravo, così si dice proprio. Proviamo a descrivere un po' l'azione. Sì, descrivila. Perché da quello che ho intuito aspetta, mi dicono dalla regia, da quello che ho intuito che sa, la so. È arrivato un cross da destra, si è inserito questo giocatore, ha calciato al volo ad incrociare e ha preso l'incrocio di pali. È un bel gol, effettivamente. Adesso si capisce l'entusiasmo. È davvero un bel gol. Tra l'altro gli hanno sparato nel momento in cui ha segnato, perché dal treno è passato uno con un fucile a canne mozza e tirato giù la scarica, esatto. Gigi, sai che non hanno capito nulla, ha capito nessuno ha capito nulla, e quindi io lo farei riascoltare un'altra volta, Gigi. E Gigi sta settimana. Driven in again in the same way, Bologna gets it clear, still a lot forward here, but she comes into... Storybook ending it could be, and their most famous plan has given them the goal that might take them into the for the first time in their history. With only the cross from the right was delivered into the crowded goal mouth. They still had a lot of players forward from the earlier corner. Not the sweetest shot he's hit in his career, but one of the most important. Into the corner of the net. Bisogna indovinare anche il modello del fucile che è partito lo sparo. Quindi. Vieni qua a leggere il messaggio di Falo 90, così lo interpreti anche. Pampo, Balotelli e Pirlo si sono detti. Tiro mela, fatto tanto pondome, rigori, già fa, è il chiù già. E questo mi ha mandato anche la traduzione. Tiriamola fuori, che tanto dopo andiamo ai rigori e gli faccio il cucchiaio. Grande Falo! Tiro mela fo, che tanto può, ndoma ai rigori. E Gaffo è un grande il Falo. Buonasera. Falo 90, è un personaggio. È un personaggio. Pezzosa, Germania-Grecia 4-2, Royce, Euro 2012. No. Gigi, abbiamo anche un aiutino? E l'aiutino cos'è? È sempre in inglese? Ce l'abbiamo? Mamma mia, aspetta un secondo che arriva anche...
Giro Ghirosi, Repubblica Ceca Germania 1-2 Birov, Golden Goal 1996 Giro Ghirosi. No, diamo un altro aiutino, lo do io poi vediamo. Non è un gol di questo europeo, e si era capito magari. No, sì, perché qualcuno ha scritto. È un po' retro. È un po' retro, sì, è un po' retro. Ed è in una competizione in cui diciamo che l'Italia non ha brillato. Proprio per niente. In quella no. In quella no, per aveva già dato prima. Per niente proprio. No, 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 in generale. Non ha proprio brillato in quella. Questo è un aiutone. Vabbè, cosa devi fare? Cosa devo fare? Pirlo ieri sera col cucchiaio ci scrive Naiano. No, non è, no, non è quella. Italia-Corea 0-1 Pak Dok Ik. Inghilterra 66. No. Io ma non poi, pensavo neanche che esistesse. No, ma a parte quello, ma noi magari non l'abbiamo ricordato molto bene. Ma è speciale europei. Perché ci devono mandare gli audio dei mondiali? Perché ci provano. Cioè, bene. Effettivamente, sparando a caso, ma spara partite degli europei. Ma noi accettiamo anche questo. Va bene, era ferro nero blu questo. E qua li leggiamo anche. Facciamo così: ricordiamo che ci devono mandare il risultato finale esatto di una partita. Mi raccomando l'ordine delle squadre, perché essendo una competizione come gli europei, quindi esatto, ci sono, c'è la squadra che gioca in casa, la squadra che gioca in trasferta, il marcatore e l'edizione dell'europeo, perché è un europeo, quindi la Corea non poteva esserci all'europeo. Senza edizione non diamo i punti. Germania Ovest Belgio 2-1 Rubesch. Però non ci ha scritto l'edizione, quindi Giro Ghirosi non è completo. Neanche il no. tuo, che sei un aficionados di questo rotogol speciale europeo. Gigi, facciamolo riascoltare un'ultima volta in lingua originale, senza l'aiutino. Driven in again in the same way. Still a lot forward here. What a storybook ending it could be. And their most famous player has given them the goal that might take them into this for the first time in their history. With only the cross from the right was delivered into the crowded goal mouth. They still had a lot of players forward from the earlier corner. Not the sweetest shot he's hit in his career, but one of the most important. Into the corner of the net. Io continuo a capire solo Zanetti. No, allora guarda, ti dico, è un gol anche molto importante, perché se ascolti l'audio si sente che c'è, forse è una delle prime volte nella storia che questa squadra è andata così avanti nel campionato europeo. Anzi, forse è stata la prima volta nella storia, quindi è stato un gol importante. Allora, diamo un aiutone. Diamo un ancora aiutone. Diamo l'aiutino, no, audio. No, un aiutone. Un altro credo. Un aiutone. Vabbè, allora, diciamo che una delle due squadre non partecipa agli europei di quest'anno. Vero, vero. Una delle due squadre. Ok. Che non è quella che ha segnato. Vabbè, e così abbiamo detto. Tu vabbè, dai. Vabbè, dai, vabbè, diamo anche l'aiutino audio e vediamo cosa ne viene fuori. Driven in again in the same way. Bologna gets it clear. Still a lot forward here. But she comes into. Yes! What a storybook ending it could be. And their most famous player has given them the goal that might, with only 9 minutes remaining, the cross from the right was delivered into the crowded goal mouth. They still had a lot of players forward from the earlier corner. Not the sweetest shot he's hit in his career, but one of the most important. Into the corner of the net. Inghilterra-Germania 1-0 del 1943, gol di Churchill che dribbla un cecchino tedesco che gli spara ma lo ferisce solo di striscio. Giuro che tu sei davvero un cretino. No, anche perché tu ci devi dare il nome del cecchino, esatto, non di quello che viene sparato. Esatto, perché il... no, però non ha preso il palo il cecchino, perché era solo di striscio. Sì? Sì, Giro Ghirosi, Germania-Ovest-Belgio 2-1, Rubesch, 1980 Giro. No, no. Non è che si aggiungi là, non era comunque giusto, non è giusto, caro il nostro Giro. Una delle due squadre quest'anno non partecipa all'Europeo. Chiara? Chiara, dove è finita? Ha fatto il ponte lungo. Aspetta, Valentin Kozmik Ivanov, Urs Cecoslovacchia 3-0 Francia 1960. No. Mani 87. Oh, attenti, dai, Mani. Olanda Inghilterra 3-1 Van Basten 1988. No, la mia quella, Mani. Lo spam di Giuseppe da Sesto. Ancora Gigi, non l'avevi sistemato. Germania Ovest Urs 3-0 1972 Gerd Müller Giuseppe no. da Sesto. No, non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Allora, forse vi ho anche il mio aiutino, era un po' traviante, perché in quell'europeo l'Italia non ha brillato proprio perché non c'è manco andata, non era nella fase finale di questo europeo. Vediamo se questo è proprio un aiutone. L'Italia ha partecipato praticamente. Müller 2-1 Germania Ovest Belgio Euro 1972 Marco da Brugherio. No, anche il mio era un aiutone, no? Che l'Italia non ha brillato, però ha goduto prima. Perché? Ah, prima, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. A poca distanza.
Europei del 70, per il resto non son Getz. Questo era Sam. No, bravo, Sam. Non son Getz, chi è il marcatore? URSS Ungheria 1-0 1972. Konkov. No, non è questo, è sempre lo spam di Giuseppe da Sesto. Facciamolo riascoltare con l'aiutino, Gigi. Driven in again in the same way. Bologna gets it clear. Still a lot forward here. As she comes in. Yes! What a storybook ending it could be. And their most famous player has given them the goal that night with only 9 minutes remaining. The cross from the right was delivered into the crowded goal mouth. They still had a lot of players forward from the earlier corner. Not the sweetest shot he's hit in his career, but one of the most important. Into the corner of the net. Uno dei gol più importanti della carriera, perché è stato il gol che ha qualificato la sua squadra nel girone per la prima volta agli accessi, all'accesso alla semifinale. Un europeo, sta finendo il tempo, un europeo vicino all'anno in cui l'Italia ha goduto. Quindi tanto, e non è molto retro, quindi no. Ho il 78 e l'84. Adesso viene tutto, non è che possiamo dirvi proprio tutto. Non c'è stata l'Italia in quell'europeo. No. Cos'altro dobbiamo dire? Una di quelle squadre addirittura in, era un gol che va sulla semifinale, e una di quelle squadre è in semifinale di questi europei, l'altra non c'è. Cos'altro dobbiamo dire di più? Abbiamo detto tutto praticamente. Gianluca 72 1984, ho vinto qualche cosa? No, solo con l'anno. Gianluca no, però l'anno è giusto. Guarda te, e il giocatore più forte adesso di quella nazione ai tempi aveva 2-3 anni. Perché? Sì, no, non so di che anno sia quell'uomo lì. Mi sa che è proprio dell'84, no? Era appena nato, era di quell'anno lì. Niente. Oggi forse ce la facciamo a non dare i punti del rotogol, anche perché non c'è Chiara, meglio così. Chiara non ci sta rispondendo. Anche perché adesso vi diciamo la partita, il risultato finale, marcatore e anno. Il giocatore che ha segnato è un omonimo di uno che gioca nel Paris Saint-Germain. Nel Paris Saint-Germain? Eh sì. Ah, pensavo nel Cagliari. Anche, ce ne sono tanti, eh. Ce ne sono tanti con quel nomignolo. Del resto, fra. Con quel nome un po' brasileiro, un po' portoghese. Io non so cos'altro dirti, caro il mio Luca. Facciamolo riascoltare un'ultima volta. È l'ultimissimo, chiudiamo. Se non arriva adesso, non può più non arrivare. Arriva più. Vai. Driven in again in the same way. Bologna gets it clear. Still a lot forward here. But she comes into. Storybook ending it could be, and their most famous player has given them the goal that night with only 9 minutes remaining. The cross from the right was delivered into the crowded goal mouth. They still had a lot of players forward from the earlier corner. Not the sweetest shot he's hit in his career, but one of the most important. Into the corner of the net. Oh, adesso ovviamente sono piovuti i messaggi. C'è Pep Sousa che è riuscito anche a sbagliare. Bravo Pep Sousa. Pep Sousa dice Pep Sousa. Nenè, Euro 84, Spagna-Ungheria 2-1. Bravo, complimenti. Perché? Non giocava nella Spagna. Complimenti. Adesso però c'è un pari merito. Ma chi è che giocava nella Spagna? Scusa. C'è un pari merito. Camacho giocava nella Spagna, se non ricordo male. Sì, anche Cendo. Cendo, anche due Cendo, perché no? Buio, Cendo, Camacho. Esatto. Dicevo, ci sono un po' di spareggio qua, perché sono tutti arrivati alle 10.58. Devo aprirne uno alla volta per vedere le proprietà che ora sono arrivate. Dettagli, andiamo a scorrere. È complicato. Scorri. Questo qua è segna 58.07. Poi ancora proprietà, dove sono? File, proprietà 58.17. Questo è arrivato dopo. E poi ancora. Tieni conto i 15 secondi di Mani. Ma non ci hanno risposto. Mani non ci ha risposto, neanche fallo. Sono in pausa pranzo. 10, 58 e 11 secondi. E attenzione, 10, 58 e 08. Per un nanosecondo abbiamo il vincitore, caro il mio Pampolini. Siamo andati in pubblicità adesso, quindi. Gigi, facciamo ascoltare l'audio della soluzione e poi diciamo ufficialmente il risultato del rotogol di oggi. Driven in again in the same way. Bologna gets it clear. Still a lot forward here. But she comes into Nene. Yes! What a storybook ending it could be for Portugal. And their most famous player, Nene, has given them the goal that might take them into the semi-final of the European Championship for the first time in their history, with only 9 minutes remaining. The cross from the right was delivered into the crowded goal mouth. They still had a lot of players forward from the earlier corner. Nene met it. Not the sweetest shot he's hit in his career, but one of the most important. Into the corner of the net.
Pep Sousa ci scrive sia in SMS che in mail, scatenatissimo. Francia 84, Danimarca Spagna 1-1 l'Herbie. No, e poi no. Sempre lui ci arriva, non era lui. Gianluca 72, Germania Spagna 0-1 Maceda del 1984. No. Era il gol di Nenè nell'ultima gara del girone contro la Romania, finita 1-0 appunto con gol di Nenè all'81esimo del secondo tempo. Quindi Portogallo-Romania. Esatto, dell'anno 1984. Il più veloce, il più rapido, il più corretto è stato Giuseppe da Sesto, che arriva 10-58-07, Portogallo-Romania 1-0 1984. Nenè. Giuseppe da Sesto balza in testa alla classifica. Sì, Giuseppe da Sesto nonostante gli spam. È vero, perché c'è lo spam di Giuseppe da Sesto. Esatto, bisogna controllare se vale. Poi magari nel caso in cui Chiara ci risponda correttamente nella prossima mezz'ora, possiamo sempre affidare a lei di 15 punti di Giuseppe da Sesto, che balza in vetta alla classifica quota 45. A 45 punti. Staccando il buon Cibo da Varese e la buona Chiara Ferri, che sono a quota 30, tutti gli altri a quota 15. 15. Siamo nell'ultima settimana, c'è ancora tanto tempo. 4 rotogol che preparerà il buon Gigi. Cos'è? Cosa sono? Cos'è, più che altro? Cos'è? The Boss Allemagne. Altro che Polpo Polli, i pronostici li fa Virginie con le sue Virginie. Che tanto Virginie non sono. Tra parentesi. Andiamo in pubblicità, va Gigi. Torniamo poi nella prossima mezz'ora con Rotocalcio, il calciomercato, ancora la nazionale, tutto il resto. Rotogol. 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 Rotogol.